Ciao, allora, sto iniziando a preparare la cena e mi sono resa conto che non vi ho mai fatto vedere a cucinare a castello in microonde con l'Ultra Pro. L'Ultra Pro è questo, quello ovale o eventualmente quello rotondo se ce l'avete. E ho pensato che è un'ottima occasione per farlo, visto che tante persone mi chiedono: ma cosa vuol dire cucinare a castello in microonde con l'Ultra Pro? Allora, cosa preparerò? Preparerò delle scaloppine coi funghi e una polenta coi formaggi. Qualcuno dirà: ma non è la polenta taragna? No, la polenta taragna si fa con il grano saraceno e determinati tipi di formaggi. Siccome da poco abbiamo scoperto che una delle mie figlie è intollerante al lattosio, stiamo ancora cercando di capire come sostituire quei formaggi per la polenta taragna. E allora, visto che per adesso siamo un pochino limitate, utilizzerò un galbanino senza lattosio e il gorgonzola, che quello di lattosio non ne contiene. Per cui niente, preparerò questo per cena e se siete curiosi di vedere come si fa, seguitemi. Allora, i funghi li ho già fatti, li ho fatto dare una mezza cotta, permettetemi, nel microurba Millennial versione vaporiera. Li ho fatti cuocere proprio 10 minuti a vapore, perché ho sempre paura che restino un po' più croccanti rispetto al resto alla carne, che comunque essendo molto sottile si cuoce abbastanza in fretta, per cui li ho fatti già sbollentare. Adesso passerò le mie fettine nella farina. Io in questo caso utilizzerò il giravolta, che è fantastico, basta mettere la farina qua sotto, la carne qua sopra, chiudere e poi girare e rigirare finché le fettine sono impanate. Adesso questo non è in vendita, ma se dovesse arrivare mi raccomando non fatevelo scappare. Dopodiché metterò tutti gli ingredienti a freddo nel mio Ultra Pro, nella vaschetta più alta. Sopra poi andrò a mettere quella più bassa con acqua, farina e sale, perché i formaggi si aggiungono comunque a fine cottura. Coprirò tutto in questo modo e metterò in microonde 750 watt per 25 minuti. E poi ovviamente vi farò vedere il risultato. Però intanto, se vi va, seguitemi anche durante il procedimento.